Alfonso Galluzzi, uno dei responsabili di questa bella e peculiare kermesse. Alfonso, i cavalli, una passione, una forma di pet therapy. Come coniugare l'aspetto ludico e curativo per diversamente abili con la eterna mancanza di fondi e con le sperequazioni sociali di oggi? I cavalli, gli animali in genere hanno sempre un effetto benefico per chiunque persona e in particolar modo per chi ha delle difficoltà, perché l'animale, lo sappiamo, stimola chiunque, bambini o grandi, abili o meno abili, ad avere un amore, un rapporto particolare con gli animali. Il cavallo nella fattispecie dà stimoli maggiori rispetto ad altri animali, tant'è che si usa molto per le ippoterapie, per curare tante patologie che affliggono grandi e meno grandi. Ovviamente in un panorama dove c'è sempre carenza di fondi, quindi non è una frase che si ripete in questi periodi, ma è una frase che si è sempre sentita, la mancanza di fondi. Alla mancanza di fondi ci vorrebbe la buona volontà. A questa buona volontà molte volte sopperiscono le aggregazioni, le associazioni non profit oppure gli appassionati come noi. Noi abbiamo la passione di andare a cavallo e mettiamo volentieri a disposizione di chi magari ne avesse bisogno o anche dei bambini volentieri i nostri cavalli nelle varie occasioni che noi facciamo delle manifestazioni, trekking o quant'altro. E a che età? Per quanto riguarda i più recenti appuntamenti sulla Valle Irno, nell'ambito della vostra idea, quali sono i progetti prossimi, più recenti? Allora, come abbiamo già detto, si tratta di una calendarizzazione di trekking a cavallo che si svolge nell'intera regione Campania. Non a caso inizia proprio nella Valle dell'Irno il 15 di marzo il primo trekking che va da Baronizzi al Monte Stella, e dopodiché si vengono tutti questi eventi spalmati su tutta la regione Campania. Un altro appuntamento si terrà il 5 agosto sul Parco dei Dieci Mari. Ma per quanto riguarda l'età e il pubblico, soprattutto, a cui è consigliabile far andare a cavallo le persone, secondo lei, secondo te, voi? L'avvicinamento a cavallo può essere fatto in qualsiasi età, anche nell'adolescenza in adolescenza pronunciata, però per andare poi praticamente fisicamente sul cavallo bisogna avere almeno un'età di 3, 4, 5 anni, che si può cominciare a cavalcare un piccolo pony e poi proseguire nelle varie fasi di addestramento. Certamente è consigliabile rivolgersi a un centro ippico, ad una scuola. Quali sono le razze di cavalli più conosciute, oltre a quelli di Persano, ai Lipizzani, ai Bae, Morelli, eccetera, ai Mustang? E quali sono le razze più adatte per i bambini? Le razze più adatte per i bambini sono sempre quelle razze viglianese, cose che hanno, diciamo, un certo amore per... quindi una certa docilità, esatto, per quanto riguarda i bambini. Per quanto le razze più conosciute, l'arabo è quello, la razza principe, però poi c'è il maremmano, ci sono tante altre razze. Per quanto riguarda il salernitano, il persano e quant'altro, purtroppo di questi cavalli si è perso un po' le tracce, non sappiamo, alcuni dicono che l'hanno recuperato, alcuni dicono che non c'è, non lo sappiamo. Non sono puro sangue più o mezzo sangue? Il puro sangue significa avere... No, è la stessa cosa. Il cavallo è un cavallo in quanto può avere un carattere docile o vivace, indipendentemente dalla razza, se è un puro sangue e se è un sangue misto. Eccoci qui, grazie, arrivederci. Facciamo qualche domanda per quanto riguarda le iniziative da parte del vulcanico ed eclettico Alfonso Galluzzi per quanto riguarda il cavallo e i trekking e le escursioni a cavallo. Lei cosa ne pensa?
Buonasera a tutti, sono stata veramente molto felice di essere invitata a questa iniziativa molto importante proposta da Alfonso Galluzzi, una personalità importante e conosciuta sul territorio comunale perché da anni organizza una serie di iniziative a livello non solo comunale ma anche provinciale e regionale. Questa iniziativa penso sia un'iniziativa fondamentale per tutto il territorio, non solo della Valle dell'Irno ma anche della regione, perché dà la possibilità di conoscere tramite escursioni a cavallo quelli che sono dei posti casomai non conosciuti e non molto frequentati del nostro territorio, quindi una riscoperta e una valorizzazione del territorio stesso. Come effettuare con Galluzzi ma anche con altre associazioni di diverso stampo e diverso tipo delle iniziative in rete sul territorio? Ma le associazioni sono un punto fondamentale del nostro territorio. Solo Baronissi conta numerosissime associazioni iscritte all'albo comunale. È compito quindi delle istituzioni di impegno dell'amministrazione quello di riuscire a dialogare con tutte le associazioni e tutti coloro che ne fanno parte, perché le associazioni sono il vero motore del nostro territorio, la vera forza con le quali poter collaborare e porre in essere una serie di iniziative importanti per tutta la comunità. Per quanto riguarda l'andare a cavallo, lei preferisce, è più d'accordo con l'aspetto curativo per la pet therapy dei disabili oppure invece per il trekking urbano e a cavallo appunto per andare nelle nostre zone e valorizzare le nostre bellezze ecologiche e ambientali? Ma sicuramente sono degli aspetti entrambi importanti e differenti. Tramite il trekking urbano si ha la possibilità di riscoprire, come dicevo anche prima, delle zone molto belle del nostro territorio non conosciute e può essere quindi un'attività ludica di grande interesse per gli appassionati, ma allo stesso tempo anche utilizzare la pet therapy e quindi l'ippoterapia con i bambini con disabilità, anche queste sono delle tematiche molto importanti per riuscire a stare vicino alle persone che più hanno bisogno e che soffrono di più e che sono affette da delle patologie particolari. Grazie. Cosa prova ad andare a cavallo? A quanti anni hai iniziato? Beh, la mia esperienza a cavallo risale a 30 anni fa, ormai sono un veterano dell'equitazione, sono partito con salto ostacoli, il cross country, poi adesso attualmente faccio attività di endurance, però diciamo poi alla fine sono un dirigente WISP e tento di organizzare le attività non solo sportive di equitazione ma di tutte le attività e discipline sportive, dall'atletica alla vela, all'arrampicata, al podismo, al ciclismo. Noi abbracciamo la WISP a 1.400.000 iscritti in Italia. WISP significa Unione Italiana Sport per Tutti, quindi anche in altre discipline? Sì, in tutte queste discipline che ho detto prima. E poi quest'anno stiamo battendo, cioè da anni che la WISP si batte per lo sport come diritto di cittadinanza, cioè lo sport non visto come il classica attività agonistica, ma visto come una risorsa salutare per il cittadino e per la società. Potenziare e mettere in condizione tutti di praticare e fare attività sportiva e principalmente per migliorare la qualità della vita dei cittadini stessi. Cosa è in programma la sua associazione in questo anno, in questo 2015? Ma la WISP a livello nazionale ha in programma diverse attività. Per giunta noi facciamo anche attività nei carceri, facciamo attività con i diversamente abili, facciamo attività con gli anziani, facciamo attività sportiva con tutte le, diciamo, le questioni degli immigrati, diciamo aperte a tutti, ecco, perciò lo sport WISP significa sport per tutti, proprio perché non c'è esclusione di nessuno. E per quanto riguarda invece l'ambiente, cosa le dice? Abbiamo un settore proprio che cura la politica ambientale della WISP
e proprio in questi giorni sono stato a Roma a una conferenza nazionale dove si è parlato dell'impatto ambientale anche che produce lo sport. Anche nelle diverse organizzazioni e manifestazioni in ambiente noi valorizziamo e teniamo sotto controllo il discorso dell'impatto ambientale. Evitiamo di utilizzare plastica, evitiamo di lasciare rifiuti durante le manifestazioni, cerchiamo di non rovinare l'ecosistema degli ambienti che pratichiamo, anche perché noi puntiamo molto sul contatto uomo-ambiente. Invece il rapporto tra voi e le istituzioni? Con le istituzioni siamo un ente nazionale riconosciuto dal CONI dal Presidente della Repubblica ai vari ministeri, perché collaboriamo col Ministero della Salute, col Ministero del MIUR, col Ministero dell'Istruzione, perché siamo un ente di formazione nazionale riconosciuto. E diciamo che con l'istituzione noi diamo la massima collaborazione. Certamente in un momento di crisi non speriamo di avere un discorso economico, ma vogliamo almeno che i servizi a disposizione delle istituzioni o le strutture che hanno le istituzioni vengano messe a disposizione delle associazioni che operano sui territori. Ecco, questo è il valore che le istituzioni possono certamente curare, quello di mettere facilmente le associazioni di poter operare senza fini di lucro, perché le nostre sono associazioni in particolare senza fine di lucro.